Si è aperta a colazione la seconda giornata dell'Arezzo Crowd Festival con l'appuntamento mattutino alla Casa dell'Energia con caffè e brioche per conoscere le compagnie teatrali impegnate nello Young Theatre Contest. Gli spazi di via Leone Leoni assieme alla Sala Sant'Ignazio e alla Galleria Ambigua ospitano poi exhibition, mostre di arti visive in esposizione alla Casa dell'Energia The Nature of Plastic. Una mostra dedicata appunto alla sensibilizzazione sui rifiuti, in particolare sulla plastica. Questa volta vengono un po' reinterpretati come se fossero, diciamo, delle installazioni vegetali, e quindi si fa vedere un po', diciamo, al potenziale riuso di questo prodotto, che ovviamente sta in questo ultimo periodo sta veramente avvelenando il nostro ambiente, soprattutto l'ambiente marino. Infatti c'è un particolare importanza verso il gettare il rifiuto plastica all'interno dei nostri mari. Il Festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee vede in cartellone ben 40 eventi tra teatro, musica, performance ed arti visive che animeranno la città con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale. Dopo un anno in cui le attività sono state molto ridotte, è ovviamente più faticoso perché per rispettare tutte le leggi e i distanziamenti è un sacrificio, ma è piacevole e è importante esserci e continuare a fare le nostre attività e fare cultura in città. Martedì 8 settembre è stato il turno di Sciaboletta di Alessandro Blasioli.